Ah, il caro buon vecchio Beckers. Chissà cosa mai combinerà questo nostro mattacchione. Ehi, un nuovo video. Video tag. Risposta a Pames. Beh, interessante. Andiamo a vedere. Questa qui è la gente che taggerò. Taghi gente? Fantastico. Cosa? Mi raccomando, rispondete alle domande. Cosa? Io? Io? Un vlog? Dannazione a te, Beckers! Ma salve ragazzi e bentornati nel mio canale, io sono Gabo97forever ed oggi sono stato taggato, sì, da quel caro malefico di un Beckers. Allora, non è che non mi piaccia l'idea del vlog, è che avendo un canale di gameplay generalmente sono abituato a portare solo gameplay. Questo sarebbe il secondo vlog perché ne avevo portato uno come video speciale per i 200 iscritti, vecchio traguardo di diversi mesi fa. Ma adesso siamo qui, quindi dato che ho deciso di rispondere al tag, partiamo subito con le 14 domande. Domanda numero 1. A che età hai iniziato a usare il PC? Ma più o meno ho cominciato a usare il PC che ero in quarta elementare e avrò avuto sì e no, cos'è che sia, più o meno lì 9-10 anni. Devo dire che però quando ho cominciato a usare il computer utilizzavo, mi imprestava mio papà il suo e alla fine cazzeggiavo solamente col flipper. 2. Quando ho iniziato a navigare sul web e perché? Ho iniziato a navigare nel web con l'arrivo in pratica della prima media per le ricerche. All'inizio sempre il PC mio papà me lo imprestava finché lui non si era acquistato un nuovo Toshiba e quindi mi aveva passato il suo vecchio Asus. In pratica lo utilizzavo Wikipedia tutto il tempo a manico per ricerche su Longobardi, chi più ne ha più ne metta. 3. Quante ore online passi a giorno? Ok, devo dire che ultimamente con lo studio ci sono delle giornate, magari non mi crederete, ma zero. Ma devo dire che nella media, se proprio non ho la giornata da zero, perché proprio devo stare tutto il tempo sui libri, generalmente ci sto due orette e mezza, ma giusto per girare su YouTube, guardare un po' i canali che seguo e cose del genere. Quindi non è che tutto questo eccesso. Quale dispositivo console preferisci per giocare? Allora, per dispositivo, come tutti sapranno, considero anche io il computer la macchina da Dio per il gaming. Il problema è che costa questi. E io infatti ho un portatile, un buon portatile con cui posso portare i gameplay e infatti non mi lamento. Io per contrastare diciamo il fatto che non ho né un PC da gaming né una PS4, ho una PS3 da diversi anni. Peccato che non abbia un adattatore per registrare i gameplay, sennò porterei gameplay anche da PS3. Devo dire che per console, secondo la mia opinione, il meglio è PS4. Però lo sanno tutti e lo sa persino sottoscritto che la cosa migliore per videogiocare sarebbe un buon computer fisso, almeno investirci 500-600 euro sopra. Quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Tipo domandone della vita. Ce ne sono diversi, ce ne sono più che altro, tanti. Devo dire, credo che il videogame che mi sono goduto di più praticamente in questi ultimi anni è stato Far Cry 3. Per quale motivo? È stato il gioco giusto nel momento giusto. Perché mi ricordo che nel 2011, un anno prima dell'uscita, mi era balzata in testa questa idea. Quanto sarebbe figo avere un videogame con un'isola esotica gigantesca dove puoi girare, sparare, guidare veicoli, tutto in prima persona e anche magari andare a caccia, avere anche degli animali. Far Cry 3, l'anno successivo Far Cry 3, proprio la manna dal cielo. Altri giochi invece per quanto riguarda gli FPS, giochi di guerra, un videogame che ho amato tanto e che mi piace ancora, ogni tanto lo riutilizzo, è Battlefield 3. L'ho amato tantissimo, non solo per la storia, principalmente per il multiplayer, di cui ho preso anche la versione premium. Si è proprio gettato via cash per un premium, però devo dire, ne era valsa la pena. Invece per quanto riguarda giochi di guida, gioco su PlayStation, apprezzo molto Gran Turismo, però devo dire anche la saga di Need for Speed, ma c'è un gioco arcade che veramente ho apprezzato tantissimo, è Burnout Paradise. Veramente un gioco fatto da Dio. Domanda numero 6. Che anime e cartoni preferisci? Io, diciamo, seguivo sì cartoni e seguivo una volta, perché gli ha più che anime, vabbè, cartoni, anche se sono degli anime, quelli che vi andrò a citare, seguivo Naruto e seguivo anche molto Dragon Ball. E devo dire anche Pokémon per quello, ma più Pokémon lo seguivo più tramite Game Boy, cioè ci giocavo più che guardare alla TV. Però devo dire che Dragon Ball è stata la serie che ho seguito in maniera completa, sia dal primo Dragon Ball che Z che il GT, e devo dire che tuttora ogni tanto qualche episodio quando lo fanno me lo riguardo, perché troppi ricordi.
mi scrivono: guardi ancora cartoni e anime? No, sinceramente, come dicevo prima, ogni tanto mi riguardo Dragon Ball così quando capita per la TV, perché fa sempre un certo piacere rivedere una vecchia passione. Ma devo dire che Dragon Ball, più che altro, su YouTube in questo momento sto seguendo una serie a Bridged, portata avanti dagli Zero Mic, che è un canale abbastanza famoso, comunque, che vi consiglio di andare a cercare, che fa in pratica doppiaggi. Sono veramente dei professionisti, sono molto bravi, si impegnano molto, e infatti fanno questa serie parodizzata di Dragon Ball che a me fa crepare in due dalle risate. Veramente, ve li consiglio, andateveli a cercare. Come consideri la gente che fa cosplay e partecipa alle convention? Ma io li prendo molto in simpatia, anche perché credo che l'arte del cosplay sia qualcosa di divertente e anche molto simpatico da vedersi, specialmente perché mi piacerebbe, avete presente la nano tuta di Crisis, quella di Prophet, ecco, ce l'avete in presente, oppure la tuta di Isaac all'interno di Dead Space, che hanno quelle chiusure in pratica molto fighe del casco. Ecco, avere un cosplay di quello sarebbe una cosa epica. Ti piace leggere manga e fumetti? Diciamo che leggo poco, leggo molto poco, specialmente per noia, perché dopo che passi ore davanti ai libri di scuola un po' ti smaroni di leggere, diciamocelo. Quindi no, leggo veramente poco, e fumetti, gli unici che leggo è Dylan Dog quando vado dal parrucchiere, perché lui ne ha tipo una catasta così, e mentre aspetto il mio turno per farmi tagliare i capelli ne leggo tipo 4-5. Però li apprezzo, mi piace. Che genere di libri ti appassioni più? Dicevo anche prima, leggo poco, però quando leggo, thriller o avventura. Serie TV preferite? Anche qui, nota dolente, la TV la seguo poco, se non la utilizzo per videogiocare con la PS3, però quando guardo, guardo solamente D-Max o Italia 2, e di D-Max, diciamo, più che serie TV, un programma, ovvero Top Gear, Affari a quattro ruote e Affare fatto. Diciamo, questi sono i miei preferiti. Film preferito? Bella domanda. C'è stato Cloverfield, che credo, non so se lo conoscete, un film horror in prima persona filmato con la telecamera, che è un film che mi era piaciuto molto, ma avevo apprezzato anche i primi due film di Transformer, la saga di praticamente Star Wars mi piace tanto. Però se devo dire un film che mi è piaciuto molto, che ho visto di recente, è stato l'ultimo film di Hunger Games ed anche in pratica L'Hobbit, la battaglia delle 5 armate. Mi ha stupito veramente molto come film, veramente molto ma molto buono. Quale cellulare possiedi? Ne sei soddisfatto? E la madonna se ne sono soddisfatto. L'ho ricevuto un anno e mezzo fa, a Natale, e questo è un Huawei G7, anzi Ascend G7. È un cellulare buono sotto qualsiasi punto di vista, veramente mi trovo da Dio. La batteria dura anche tanto, se non lo strausate vi dura anche 3-4 giorni. E sì, potrei stare qui a descrivervi tutte le componenti come un pro recensore super madafacca, ma dato che non lo sono, non lo farò. Quindi magari se siete interessati vi consiglio di andare a cercarvi una scheda tecnica in internet. Ma che bella risposta del cazzo! Cosa ti piace più della tecnologia? Beh, il fatto che man mano che avanza il tempo quest'ultima progredisce e si evolve. 15. Tagga chi vuoi. Beh, non la farò troppo lunga. Voglio taggare tre persone in particolare. La prima è Chefis, ti taggo. Seconda, Prosto bene a casa. Terza persona, il Seba64. Ho deciso di taggare voi tre e so che comunque anche voi, come il sottoscritto, generalmente fate gameplay e non vlog. Quindi anche per voi sarà un po' particolare la cosa, però non vi costringo a fare una cosa come l'ho fatta io, magari fateci un gameplay con le domande magari a cui rispondete sopra. Decidete un po' voi come fare. A voi la palla, ve la passo. Cari signori, vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi inviterei a lasciare un gran bel like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e ci si vede alla prossima. Bella ragazzi!